Giovanna, a te il compito di introdurre e moderare questo incontro che non è soltanto la presentazione del libro di Pippo, ma anche musica e recitazione. Sì. È vero ed è veramente un grande piacere. Abbiamo continuato a seguire Pippo da quando è stato qua per la Fondazione La Casa Perrino, sono passati più di 20 anni e nel frattempo lui ha fatto tantissimo, ha fatto tantissimi album e da qualche anno si diletta anche a scrivere, questo è il suo primo romanzo e sono molto felice perché è un evento bellissimo, lui è un personaggio che merita e come hai detto tu appunto ci sarà anche Andrea Giuda che reciterà alcuni brani e quindi completa, una presentazione completa. Ecco, una serata completa, una presentazione completa che comunque è importante perché è anche un modo diverso per far conoscere quello che ha scritto Pippo, ma nello stesso tempo far capire che la nostra è una città dove la cultura è a 360 gradi. È vero, non ci si ferma mai, le cose belle ci sono, basta saperle un pochino cercare, ma proviamo a dare bellezza. Hai organizzato un bel incontro qui alla Sala Margherita in cui il protagonista è chiaramente Pippo Pollina. Pippo Pollina presenta il suo primo romanzo, un momento importante, unica presentazione in Calabria. Ci abbiamo tenuto come Cooperativa Guarà e come Arci a farlo venire a Crotone perché lui è molto affezionato alla nostra città. Un libro importante che parla di persone che si incontrano, di diversità che si incontrano e che, vabbè, poi ve lo leggete in questo senso, però è importante capire come quando due storie diverse si incontrano le evoluzioni e le crescite personali che ci possono stare. L'altro, che romanzo è? Ma è un romanzo che parla di due persone che non si conoscono, nate entrambe nel settembre del 1959, un tedesco della Bassa Sassonia, Frank Fischer, e un italiano, Leonardo Conigliaro, medico della provincia di Palermo, che percorrono due rette parallele nelle loro vite che sembrano non incontrarsi mai, e invece un giorno si incontreranno. È un romanzo, come potremmo definirlo? Direi un romanzo storico, dove la storia con la S maiuscola incontra la storia delle persone nella loro esperienza individuale, personale, soggettiva, dove la macrostoria e la microstoria sono le due facce della stessa medaglia. Perché hai scritto questo libro? Ho scritto questo libro perché durante la pandemia ho avuto tanto tempo a disposizione, visto che noi musicisti non potevamo più andare in tournée, e avevo voglia di scrivere un romanzo da tanti anni. E quindi ho approfittato di questa voragine di tempo che si è aperta davanti a me per mettere su carta tutte le idee che avevo assemblato negli anni precedenti. Questa è una serata particolare perché non c'è soltanto la presentazione del tuo libro, ma c'è musica e c'è anche un attore che poi recita. Esatto, un attore che reciterà alcuni passi del mio libro e io canterò un paio di canzoni perché è inevitabile che me lo chiedano dovunque io vada, c'è sempre una chitarra e quindi perché no. Cosa canterai? Canterò due canzoni del mio repertorio che si confanno alle letture, c'è un filo che lega i passi che verranno letti dal libro e i contenuti delle canzoni. Passami il binocolo e gli occhiali, non fare rumore, prestami le ali, dimmi c'è spazio nella tua stanza, nel tuo cuore la tua credenza, dietro le pieghe.